Industria Como un confronto con l'obiettivo di replicare sul nostro livello territoriale l'accordo interconfederale sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria il 5 luglio scorso. Uno dei punti di principale rilevanza per l'implementazione del piano Industria 4.0 è che il recupero della competitività del sistema produttivo e delle imprese si fondi sempre più sul patrimonio di competenze delle risorse umane. Per questa ragione abbiamo convenuto nel mettere al centro delle nostre attenzioni prevalentemente la dimensione di impresa, per rendere più aderente alla realtà produttiva del nostro territorio e per rivolgerci alle risorse umane. A questo fine la legge di bilancio del 2018 ha previsto un credito d'imposta per le aziende che svolgono attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, formazione da realizzarsi previa definizione di un accordo sindacale, aziendale o territoriale. E il credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di sostegno alla formazione sui temi dell'impresa 4.0, potendo dar luogo ad importanti sinergie con le iniziative messe in campo dai fondi interprofessionali. Allora, scriviamo sempre nei nostri accordi che le parti si impegnano a dare informazione a lavoratori e imprese sui contenuti dell'accordo sottoscritto. Realizziamolo concretamente questo impegno. Non solo con una campagna divulgativa, ma proviamo a fornire alle imprese e ai lavoratori strumenti conoscitivi che possano facilitare il lavoro di approccio ai cataloghi dell'offerta formativa, per esempio, affinché la proposta prescelta sia coerente e aderente alle finalità aziendali.